Cuci amiche, il cartamodello del mini dress che sto indossando è finalmente l'oggetto del video tutorial sartoriale di oggi. Il cartamodello mini dress, sia nella taglia regolare che nella taglia curvy, è il capo passepartout che ho progettato e disegnato in esclusiva per voi. Dalla carta copiativa per marcare e tracciare le pence seno ed abolire quindi noiose imbastiture e punti molli, fino all'intera profilatura con il nastro sbieco per non utilizzare la taglia cuci, e ancora il montaggio della manica in un trucchetto veramente veramente facile alla portata anche di chi ha l'ABC del cucito. Ciao, sono Sara Pogliese e ti do il benvenuto nel mio canale YouTube. Vediamo assieme il video tutorial sartoriale di oggi che racconta come cucire il mio mini dress. Il cartamodello al quale mi sto appoggiando per questo video tutorial sartoriale di oggi è il mini dress 1003. Potete trovare sia questa versione 1003 sia la versione curvy 1008 direttamente nel mio blog sarapogliese.com. Il cartamodello davanti del mini dress lo riesco a identificare grazie alla costruzione della pence davanti. Io ho piegato il tessuto rispettando il dritto filo, ossia mantenendo una pari distanza dalla cimosa al ripiego della stoffa. Adesso altro non dovrò fare che andare a tagliare con l'ausilio del rotary cutter, avendo già inserito i margini di cucitura nel mio cartamodello stesso, e quindi posso avere un taglio decisamente preciso e oculato anche in termini di consumo del tessuto stesso. Ora che ho tagliato il cartamodello davanti del mio mini dress, non mi resta altro che riposizionare in ripiego stoffa a dritto filo a pari distanza dal ripiego alla cimosa la parte dietro del mio mini dress. La riconosco perché non ha le tacche della manica davanti e perché ha un girocollo molto più lineare. Vado a tagliare anch'esso con il rotary cutter. Il tessuto che ho avanzato è esattamente questo, e ne riconosco il dritto filo grazie alla piegatura che era stata precedentemente data alla stoffa piegata esattamente a metà. Per cui altro non dovrò fare, vedete in questa quantità di stoffa mancante, che andare a ritagliare una parte dedicata alla manica destra e una parte dedicata alla manica sinistra. Perché le taglio? Perché l'ordine dei fiori ha un verso, i fiori guardano verso l'alto, pertanto dovrò andare a riposizionare correttamente la piegatura del mio dritto filo, eccolo qui, in maniera esattamente identica, rispettando appunto il verso dei fiori. Quando ho piazzato in doppio il tessuto e ho spillato la manica, posso anche in questo caso procedere al taglio grazie al rotary cutter, non temendo né le linee diritte né le curve, perché con il cutter posso tagliare entrambe le forme. Rifinire col nastro sbieco, in questo caso il nastro sbieco di raso, che come sapete è uno tra i miei preferiti, dopo aver rivestito e rifinito completamente ogni pezzo, quindi due maniche, il davanti e il dietro del mio mini dress, posso procedere al suo assemblaggio. Per vedere come ho assemblato lo sbieco e con quali piedini l'ho cucito, vi rimando al video tutorial associato come cucire lo sbieco, lo trovate nel mio canale YouTube e nel mio blog, e ovviamente lo trovate anche nella descrizione del video qui sotto. La base rossa che vedete è la carta copiativa. La rotella senza dentellatura, quindi liscia, è la rotella ideale a mio avviso per tracciare con la carta copiativa. Perché? Perché devo marcare, segnare la pence seno, e quindi senza fare punti molli e noiose imbastiture vado semplicemente a sormontare, ricalcare il segno lasciato ovviamente nella carta, e questo segno magicamente sarà riportato con un tratto rosso esattamente nel rovescio della mia pence seno, e quindi nel rovescio del mio tessuto. Come fare a duplicare la pence ovviamente dall'altro lato del tessuto? È molto semplice. Se notate, io ho lasciato degli spilli in orizzontale, in modo tale che il tessuto resti perfettamente posizionato anche una volta che, ecco qui, io effettuo questo genere di operazione, quindi quella di ripiego del tessuto. Qui trovo già un appiombo, qui c'è l'altro appiombo che è quello della pence. Con estrema delicatezza vado a spillare il tessuto, e vedete che tengo la mano sotto perché non devo spillare la carta copiativa. Do giusto due spillate al tessuto per tenerlo fermo, e altro non devo fare che rovesciarlo. Ecco qui la mia precedente marcatura di pence. Dovrò andare a ri
gessare con la carta copiativa il segmento che ho tracciato dall'altro lato e guardate adesso questo triangolo della pensa seno è tracciato e questo altro triangolo della pensa seno è perfettamente tracciato. Possiamo quindi aprire anche il davanti del mio mini dress, procedere alla confezione della pensa e del mini dress nel suo intero. La cucitura della pensa perfetta passa per alcuni semplicissimi passaggi che mi permettono di non avere l'antiestetica punta alla fine della pensa stessa. Come si fa? Vediamolo subito. Il segno che ho precedentemente tracciato a punta va anzitutto evidenziato nel suo finale, in maniera trasversale, in modo tale che questo spillo mi rappresenti proprio la fine della mia cucitura. Poi faccio unire le due tacche, i due appiombi, i due taglietti che avevo precedentemente fatto e cerco di spillare facendo combaciare il lato diritto e il lato opposto del tessuto grazie a queste spillature molto ravvicinate che al tempo stesso mi permettono di sostituire l'imbastitura. Perché? Perché lo spillo entra ed esce molto spesso dal tessuto stesso. Ecco che andiamo a cucire la pence. Partiamo appunto dal fianco, abbassiamo il piedino e una volta che possiamo togliere lo spillo effettuiamo alcuni punti di cucitura diritta e alcuni punti di cucitura altrettanto diritta ma indietro per effettuare la salda detta anche fermatura. Proseguo seguendo il tratto rosso lasciato dalla carta copiativa e sono ben agevolata in questa operazione perché sto utilizzando il piedino patchwork 6 mm appunto dritto che mi permette di visualizzare in maniera estremamente precisa la mia linea di cucitura. Ecco a cosa serve il famoso spillino lasciato in trasversale. Mi serve a definire al millimetro, perché lo posso rimuovere veramente soltanto a pochissimi punti di distanza dalla fine della cucitura, mi serve a identificare la fine della pence che mi permette pertanto di alzare l'ago alla fine della cucitura, alzare il piedino, tirare in fuori il filato e trucchetto dei trucchetti, ragazze, inseriamo un dito tra i due filati. Perché? Perché una volta che li abbiamo ritagliati potremo dunque annodare il mio settore finale della pence sia con il primo nodino che è proprio a mo' di asola sia il secondo nodino che è a mo' di salda. In questo modo la mia pence sarà perfettamente cucita, perfettamente terminata. Perché? Perché quando vado a risvoltarla non ci sarà più l'antiestetica punta che altrimenti si vedrebbe in fase di confezione di una pence con la ribattitura dell'arretro, quindi con la ribattitura della saldina a fine lavoro. Una volta che ho cucito le spalle del mio mini dress e che quindi potete già vedere l'operazione effettuata esattamente qui, ovviamente profilate con lo sbieco, vado a montare la manica. Voglio proprio soffermarmi in questo video tutorial su questo passaggio perché io vado a montare la manica da aperta. Vediamo come. Questa è la parte dietro del mini dress, questa è la parte davanti, la riconosco perché ho la pence. Questa parte centrale è la cucitura della spalla. Andrò dunque a far combaciare la tacca del centro spalla esattamente in prossimità del centro della spalla stessa, puntando uno spillo in maniera perpendicolare, e andrò alla ricerca di quella manica avente la tacca dal lato corrispondente del davanti del mio mini dress. Tacca bacerà tacca, e infatti la troverò anche nel corpetto del mio mini dress, anche in questo caso uno spillo in perpendicolare che mi aiuta a fermare esattamente il punto, e vado a spillare anche la parte finale dedicata proprio all'elemento di congiunzione tra l'ascella della manica e l'ascella del corpetto. Vado a spillarmi anche la parte dietro del mini dress, anche in questo caso con uno spillo in trasversale, ed eccoci qui, il risultato che ottengo è la cosiddetta abbondanza, quindi quel molleggio, quel garbo che dovrò dare alla manica. Come lo risolvo? Lo risolvo semplicemente spillando sempre in perpendicolare con degli spilli molto ravvicinati, spillando l'intera manica sul corpetto, perfezionando dunque il cosiddetto molleggio della manica grazie ad una spillatura molto ravvicinata. Mi accorgerò che la mia manica veste perfetta anche perché questo cartamodello l'ho studiato proprio per essere facile da realizzare anche nei montaggi di questa manica, ma vedrete che veste perfetta anche perché, eccoci qui, in men che non si dica, io ho spillato l'intera zona del
corpetto dietro. Adesso vado a ripetere l'operazione nel corpetto davanti. Eccoci qui, men che non si dica, la mia manica è montata perfettamente, per così dire, da aperta. E altro non farò adesso che macchinare a margine 1,5 cm con la macchina per cucire. Poi vedremo come rifinirò anche questo passaggio col nastro sbieco. Anche in questo caso utilizzo il piedino patchwork 6 mm, abbasso l'ago, tolgo lo spillino che non mi serve e magari abbassando prima l'ago con la manopola per essere certa che il filo sia perfettamente fermo nella mia cucitura, proseguo cucendo a 1,5 cm, effettuando soprattutto alcune cuciture avanti e indietro all'inizio della mia cucitura per fissare con una fermatura il lavoro. Mi raccomando, state sempre attente quando cucite una manica di avere il tessuto ben piatto. Che cosa intendo? Intendo che qui in prossimità della cucitura non devo avere spessori di tessuto in più. Ecco qui il rovescio del mini dress, la spalla rifinita con lo sbieco, il giro della manica montato appunto da aperto che ho sbiecato anche in questo caso. Se volete andare a vedere come si può applicare lo sbieco, vi rimando al mio video tutorial come cucire lo sbieco. Lo trovate ovviamente nel canale YouTube e anche nel blog sarapoiese.com. Adesso l'ultimo passaggio per rifinire fondamentalmente il mio mini dress, vedete che la manica è aperta, è quella di andare a chiudere la cucitura dell'orlo della manica con l'ausilio di qualche spillo, chiudere sempre con la spillatura in trasversale perché mi permette di essere facilmente riconoscibile in fase di cucitura, e soprattutto, ragazze, cercate di far combaciare la cucitura dell'incavo dell'ascella. La spillo, eccoci qua, e vado a spillare la rimanente parte della mia manica sempre appunto con l'ausilio della spillatura trasversale. Altro non mi resterà quindi che terminare la spillatura in trasversale fino all'orlo del mio mini dress e andrò ad effettuare un'unica cucitura a 1,5 cm che mi permetterà proprio di cucire in un sol passaggio dalla cucitura della manica, dell'orlo della manica del mio mini dress, fino alla cucitura, eccoci qua, dell'ascella, e proseguire giù fino a tutta la cucitura dell'orlo del mini dress. Questo passaggio lo faccio nella parte destra e anche nella parte sinistra. Altro non mi resterà poi che andare a rifinire gli orli con il nastro sbieco con la stessa tecnica che avete visto nel tutorial di come cucire lo sbieco. Ecco qui il mio mini dress terminato e tra poco lo indosserò. Il profilo di sbieco mi permette di rifinire in maniera molto pulita il girocollo. Al tempo stesso il girocollo è perfettamente rifinito e incastrato con la cucitura delle spalle, anch'essa rifinita con il nastro sbieco. Ho rifinito di sbieco anche le maniche in modo tale da creare questo contrasto con lo sbieco di raso nero che mi permette di indossare questo mini dress per tutto l'inverno, perché è abbinato alla mia scarpa passepartout nera con cui posso indossarlo tutti i giorni. Le pensine seno sono praticamente invisibili su questo tessuto stampato, e anche per quanto riguarda l'orlo sono andata a lavorarlo anch'esso con il nastro sbieco. Trovo quindi che questa lavorazione sia perfetta e spettacolare per chi non ha a casa la taglia cuci e vuole quindi poter realizzare un capo fai da te senza l'ausilio della taglia cuci. Vi ricordo da ultimo che tutto il lato interno del mini dress è stato perfettamente rifinito con il nastro sbieco, e questa finitura rende il capo stupendo anche a contrasto. Che ne dite? Fatemi sapere se vi piace nei commenti nella descrizione del video qui sotto, e ora ve lo faccio vedere indossato. Bene cuci amiche, vi ringrazio per aver condiviso con me questo video tutorial sartoriale di oggi dedicato al mini dress. Vi rimando ai miei canali social, il mio blog, il mio canale YouTube, il mio profilo Instagram e la mia pagina Facebook. Se vi è piaciuto questo video, ditemelo con un bel mi piace e lasciate i vostri commenti nella descrizione del video qui sotto. Un abbraccio sartoriale!